Bene, siamo qui con Labros Mangueras, questa piccola intervista per Belluno Più, dopo che si è svolta una bellissima iniziativa questa mattina davanti al teatro da parte degli operatori del TIB e anche da tanti cittadini. Un'iniziativa che è stata super partecipata, abbiamo visto molti venire, uno spettacolo. Ci è venuto di nuovo voglia del filo Arianna, dobbiamo dire, da utenti. Allora Labros, iniziamo proprio da qui, ti chiediamo come nasce questa iniziativa e qual era il senso della cosa che abbiamo visto oggi. Cioè, noi volevamo fare una azione, manifestazione, però a modo nostro, cioè noi facciamo teatro, noi utilizziamo la poesia, utilizziamo la musica, utilizziamo l'arte. Di conseguenza abbiamo detto quale mezzo migliore di manifestare con questa azione proprio davanti al teatro. La cosa che mi ha colpito, che non era studiata, che abbiamo aperto le porte del teatro e dietro le porte del teatro ho visto il nostro tecnico che dava la fonica. E per un secondo mi è sembrato la quinta, che il teatro era diventata la quinta e l'esterno era diventato teatro. Ho detto questa è la forza del teatro, e poi tutta questa gente che ha partecipato, tutti gli amici, associazioni che sono venuti a dare il loro sostegno, ma io non l'ho vissuto come un sostegno solo al TIB, io l'ho vissuto come un sostegno che davano proprio al teatro, all'arte, alla città. Ma infatti la cosa che si è vista oggi e che sembra essere un po' stata recuperata anche dopo la serata di giovedì della Casa dei Beni Comuni è una necessità da parte dei cittadini e degli stessi operatori della cultura bellunese di separarsi dalla politica, una voglia di costruire di nuovo una città che sia anche palcoscenico, che sia in grado di costruire un'offerta culturale ampia. Infatti si è vista una netta differenza quell'altra sera tra chi fa la cultura e chi parla di cultura. Su questo ti chiediamo un'opinione anche rispetto alla discussione dell'altra sera. C'è la voglia di andare oltre, mi sa, questa esperienza qui di gestione, giusto? Qui secondo me non c'è solo la voglia di andare oltre, qui c'è la necessità di andare oltre, secondo me. Ma anche per noi come TIB, io non nascondo che per me questa avventura che abbiamo intrapreso da 2 mesi da questa parte, anche a noi ha fatto aprire gli occhi, capire che anche noi stessi eravamo forse anche troppo chiusi all'interno del teatro, troppo chiusi intorno ai nostri progetti, un po' troppo chiusi a difendere quel lavoro culturale che da 20 anni facciamo. L'unica, se mi devo giustificare per questo, è che abbiamo dovuto veramente lottare tanto in questi anni per poter costruire quello che abbiamo fatto fino adesso. Però io ringrazio questa situazione, perché questa situazione ci ha fatto vedere che la città è molto più ricca, molto più aperta, molto più valida. Cioè, i cittadini hanno dimostrato che sono al di là dei nostri politici. I nostri politici non sono in grado di interpretare, secondo me, quello che i nostri cittadini sono in grado di realizzare. Sono indietro. Cioè, per me questo è una dimostrazione che la città è più avanti dalla politica che la rappresenta. Noi dobbiamo continuare. Cioè, questo è solo l'inizio, ma non come protesta. Anche se si risolve il problema gestionale all'interno del teatro, noi dobbiamo continuare a forzi che tipo di teatro, che tipo di cultura vogliamo nella nostra città, e soprattutto i nostri giovani, i nostri artisti, e chi si occupa di cultura, quale ruolo deve avere e come averlo. E queste secondo me sono le 2 domande fondamentali che dobbiamo rispondere. Poi secondo me c'è l'altro discorso che è uscito quella sera che abbiamo fatto, che è sugli spazi, dove ci hanno raccontato che non ci sono i fondi, che sarà difficile la gestione, eccetera. Io dico solo una cosa: andate a vedere come hanno fatto dall'altra parte, e prendiamo un esempio Puglia. Puglia ha recuperato spazi, ha recuperato teatri, non ha pensato solo al recupero, ha pensato anche alla gestione di questi spazi. Puglia non mi sembra che è una regione molto più ricca della regione Veneto, forse la regione Veneto è molto più ricca della regione Puglia, però se lì si è potuto realizzare è perché lì hanno lavorato in rete, hanno trovato fondi, hanno utilizzato i fondi strutturali. La regione del Veneto questi fondi per i prossimi 5 anni ce li ha a disposizione. Quali sono i progetti bellunesi
per occuparsi di questi fondi, per arrivare a Venezia e a chiedere che questi fondi arrivano a Belluno, per fare cose, eccetera. Allora bisogna costruire i progetti. Noi non dobbiamo chiedere soldi dai nostri amministratori, noi dobbiamo chiedere ai nostri amministratori sostegno e condivisione. Bene, ringraziamo Labros Mangueras per questi 5 minuti che ci ha dedicato e anche per l'iniziativa di oggi dal gazebo del TIB, che anche oggi sta raccogliendo le adesioni dei bellunesi alla battaglia per riportare il teatro a Belluno e per avere i giusti spazi di cultura. Vi salutiamo e ringraziamo Labros. Ciao.